L'esito delle nostre elezioni amministrative, pur non avendo assolutamente sostenuto questo movimento, io ero, penso come tutti noi, curioso e attento di capire come chi si proponeva di fuori degli ordinari schemi poteva arrivare a gestire la situazione. Da un lato, ironicamente, questi ragazzi si sono trovati in una situazione estremamente positiva. È ironico perché il debito era ed è quello che è, però avevano la possibilità di sviluppare effettivamente qualche cosa di innovativo. A distanza di qualche mese, io, come tanti altri con cui ho avuto occasione di confrontarmi, mi sono trovato veramente sconvolto dall'incapacità di individuare un progetto definito. Così come è chiaro che la nostra città è in una situazione finanziaria difficile, sulla quale hanno individuato un tecnico che sta gestendo con le competenze professionali che ha, che sono quelle del curatore fallimentare, questa situazione di dissesto, perché l'Italia si tratta. Dall'altro non si è stati capaci di individuare un progetto politico che nel quadro economico difficile portasse a degli obiettivi. Vi faccio degli esempi molto concreti. Noi sappiamo tutti di avere tutta una serie di grandi opere, eredità delle passate amministrazioni che sono rimaste incompiute. Queste grandi opere, alcune inutili ma alcune utili, sono comunque un'occasione di lavoro. Quindi io mi sarei aspettato, perdonatemi ma faccio l'ingegnere per cui ragiono secondo schemi operativi, che una delle prime azioni che una buona amministrazione avrebbe fatto sarebbe stato di mettere in fila queste opere e cercare di capire con un criterio normale di costi benefici quali dovevano essere portati avanti, quali potevano essere lasciati indietro e comunque come riattivare il meccanismo delle opere pubbliche. Di questo non c'è alcuna traccia a ormai 10 mesi dall'insediamento di questa amministrazione, se non quel patetico tentativo di accedere ai fondi del piano città con una spesa di 84 euro che ha dato il risultato zero, quindi abbiamo buttato via 84 euro in sostanza. Non abbiamo nessun tipo di obiettivo di completamento di opere, abbiamo la scuola dell'Europa che è ferma da un anno, abbiamo tante altre opere ferme da molto più di un anno, senza che ci venga detto cosa succederà nel futuro. Questo mi attengo al mio campo, vale anche per l'urbanistica, laddove a fronte di grandi proclami, perché la caratteristica di questa amministrazione mi sembra che sia quella dei proclami, non è stato fatto assolutamente niente, se non due delibere di continuità amministrativa che andavano fatte perché c'erano interessi economici che non potevano essere cassati completamente. Ma salvo questo non succede assolutamente niente. Questa situazione a lungo termine effettivamente potrebbe portare questa città a morire economicamente ma anche culturalmente, perché anche da questo punto di vista non mi sembra ci sia nessun tipo di stimolo. Ci stiamo focalizzando su una battaglia che è quella sul termovalorizzatore, sulla quale di tecnico non si dice più niente, si parla solo di problematiche di tipo penale che non attengono alla pubblica amministrazione, a mio modo di vedere attengono alla magistratura, senza capire che ad oggi un obiettivo di un'amministrazione sensata sarebbe quello, da un lato, di cercare di minimizzare i danni per i cittadini, che potrebbero esserci, potrebbero non esserci, e dall'altro individuare un sistema, come dicono loro, per affamare il mostro, cioè amplificare la raccolta differenziata in modo razionale e non ideologico, individuare dei sistemi di promozione di questo tipo di attività. Io di tutto questo non ho visto assolutamente niente. Noi vogliamo cercare, per quello che ci è possibile, per quello che saremo capaci di fare col vostro aiuto, di individuare degli obiettivi concreti, dei progetti fattibili da proporre a questa amministrazione o da proporre a chi verrà dopo, come idee e non come persone. E questo secondo me è fondamentale, cioè torniamo un pochettino a pensare che un'amministrazione è fatta su dei progetti e non è fatta su delle persone. Chiaramente se poi ci fossero delle persone che sanno concretizzare i progetti sarebbe meglio, in questo caso non succede.